Pronti? L'ultimo run anche per Albi. Ricordiamolo, dopo 8 mesi rientra in pista la grande. A questo punto ripassiamo la linea in cabina di commento per il duello Baldassarri-Valentino Rossi. A te, Triolo. E vediamo allora, torniamo sulla lotta per il vertice tra Baldassarri e Valentino. In mezzo c'è un doppiato, Valentino sta spingendo veramente all'ultimo sangue, ci sta provando in ogni modo a non lasciarsi sfuggire la grande vittoria di questo Super Endurance, la 100 km del ranch. E aspetto ormai il traguardo, Sanchio, per dirti quanto tempo ci sarà di distacco tra Baldassarri e Valentino. Da ricordare una cosa, che questo è l'ultimo run di Rossi prima che ci sia l'Armageddon finale tra i ragazzini, tra Bulega e Migno, quindi probabilmente questo è un run decisivo, perché abbiamo visto che Bulega è riuscito ad andare sempre molto più veloce di Andrea Migno, soprattutto nell'ultimo run. E allora, se Valentino non riesce a stare davanti a Balda con buon vantaggio, intendo un secondo e mezzo, due, potrebbe essere praticamente già indirizzata la gara. Scusami Triolo, ti rubo un attimo la linea, passiamo live sul monitor per vedere la situazione. Al 22esimo passaggio, Balda e Bulega sono in comando, miglior tempo 2.08.366 per lui, con un vantaggio di 5 secondi e 8, si è ridotto quindi su Valentino Migno, 2.075 il giro più veloce, quello di Valentino Rossi, Paso e Petrucci che sono in terza posizione, poi Vespini Cieco, Ricciarena e tutti gli altri. A te Triolo. Prossimo riferimento che avrò, ti darò il distacco tra Balda e Valentino appena mi passano davanti. Sono qui alla quercia, poi il carro, vediamo qui, ti dico all'uscita della curva quanto è il distacco. Ecco Balda, 1, 2, 3, 4 secondi e mezzo circa, quindi Valentino ha recuperato circa 2 secondi e mezzo su Balda. Ecco che arrivano sul traguardo, Baldassarri in prima posizione, 1, 2, 3 secondi, ha recuperato un altro secondo e mezzo Valentino Rossi, che non molla su Baldassarri. Ancora Valentino all'inseguimento al fagiolo, gira meglio Valentino rispetto a Baldassarri, e adesso vengono su insieme alla Graziano Rossi, Valentino per cercare di bissare il titolo vinto l'anno scorso, Baldassarri un po' stanco come dicevi tu, guida col corpo un po' indietro, Valentino e la Graziano Rossi si avvicina ancora a Baldassarri, sta per arrivare il momento dell'attacco decisivo, quello di Valentino Rossi a Lorenzo Baldassarri dopo la spun e la 180 gradi. Arrivano adesso alla quercia con Balda molto molto stanco, si vede che Balda quasi non ne ha più. Eccoli qui dopo la quercia il carro, 1, 2 secondi scarsi il vantaggio di Baldassarri. Valentino vede il sangue, Valentino vede la preda e allora diventa ancora più affamato. Siamo nel momento decisivo adesso, Valentino è praticamente vicinissimo adesso in questo giro, cercherà l'attacco a Baldassarri alla curva del lago, Valentino l'ha preso, attenzione al fagiolo, vediamo come arrivano. Valentino secondo me ci proverà già alla quercia, Valentino ci potrà provare, al fagiolo è appiccicato, una rimonta pazzesca di Valentino Rossi, ecco che lo va a prendere Valentino alla Graziano Rossi, praticamente gli è appiccicato, Balda esce un po' male, Valentino l'ha preso al curvone del ranch prima del salto, Valentino molto più pulito nella guida rispetto a Balda che praticamente, come vi dicevo, non ce la fa più. Eccolo Valentino, eccolo Sanchio, eccolo Valentino che ormai sta per decidere di attaccare Baldassarri. Baldassarri sente il rumore della Yamaha di Valentino nelle sue orecchie, Valentino traiettoria più interna, Baldassarri più esterna, ma riesce a fare più strada il Balda. Eccoli insieme, Baldassarri ancora davanti, ma c'è l'attacco, Valentino, ci prova all'esterno al fagiolo, dentro Baldassarri non molla il gas Baldassarri, ancora Valentino, la Graziano Rossi, sta per arrivare Valentino, traiettoria diversa rispetto a Baldassarri, arrivano insieme al cambio moto Mauro Sanchini, e tra poco arriverò da te, prima però fammi commentare, vediamo chi parte davanti, Migno è davanti a Bulega, e adesso è tutta da decidere, Mauro Sanchini. Andiamo rapidamente a vedere quello che è successo nel sorpasso più bello di tutta la 100 km. Qui Baldassarri non tiene la corda, va a largo e riesce invece a chiudere molto bene la linea. Valentino Rossi che guadagna dei metri, si porta perfettamente al pari. Qua bene Baldassarri che gli tira comunque la staccata, non gli lascia il modo di trovare la corda, lo manda a largo, entrambi i piloti con l'anteriore chiuso comunque riescono a invertire la direzione e qua entrano i pit lane perfettamente appaiati. Ecco, qua esce il talento, l'intelligenza, l'esperienza anche di Valentino Rossi. Guardate, Baldassarri si ferma perfettamente al pari del suo compagno di squadra, il meccanico non ha il modo
e lo spazio per potersi muovere rapidamente, cosa invece Valentino, essendosi fermato mezza moto prima, il suo meccanico è molto più veloce a passare il transponder e Migno guadagna quei 2 secondi su Mulliga. A te di nuovo in pista, Triolo. E sì, Sanchio, tengo ancora un po' la linea io perché devo vedere se Bulega ci prova subito ad attaccare Andrea Migno. Valentino ce l'ha fatta al cambio moto a passare Baldassari, purtroppo però non ha dato abbastanza vantaggio a Migno. Eccolo l'attacco di Bulega. Bulega, Bulega! Non riesce a passare Migno qui, ancora però al salto. Bulega alle spalle di Migno, incollato agli scarichi della moto di Andrea, e vanno insieme giù dopo il salto con Bulega alle spalle di Migno. Bulega non ce la fa qui, non ce la fa qui ancora Bulega, ed eccoli insieme, eccolo l'attacco. Bulega dentro, dentro Bulega, non molla Migno, ma Bulega prende la prima posizione, ha passato Migno, Nicolò Bulega. Sul traguardo, 3 giri al termine per Bulega, che dopo aver passato Migno sta allungando. Un Migno che è stato comunque molto bravo, ma già dalle prove cronometrate ieri si era visto che Bulega aveva qualcosina in più, era un po' più veloce. E quei pochi secondi che Bulega è riuscito a rifilare a Migno potrebbero fare la differenza sul traguardo. Valentino leggermente più veloce di Baldassari, ma un Baldassari grandissimo, e quindi siamo a poco meno di 3 giri dalla fine. Con la poca luce rimasta, e con che Mattia Pasini che sta scendendo giù dal curvone Rez, punto spettacolare difficilissimo del tracciato, in terza posizione. Per lui ormai è finita l'ambizione per la lotta alla vittoria, hanno un distacco troppo elevato, mentre stiamo aspettando di nuovo sul traguardo per l'inizio del penultimo giro Bulega e Migno. E sì, Sanchio, Bulega sta passando sul traguardo per il penultimo giro. Nicolò Bulega ancora in testa, ecco che arriva anche Andrea Migno, che deve solo sperare e gufare praticamente, deve sperare che Bulega commetta qualche piccolo errore. Sta per arrivare anche Mattia Pasini sul traguardo in terza posizione, come dicevi tu, ma molto molto staccato Sanchio. E scende per la penultima volta al curvone del Rece Bulega, che dà sinceramente l'impressione di controllare ormai il suo ritmo sul distacco che ha saputo guadagnare su un bravissimo Migno in seconda posizione e poi giù verso l'ovalone. Eh sì, Bulega ormai ha un vantaggio importante, adesso ti dico anche di quanti secondi, Sanchio, al penultimo giro che sta per concludersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondi su Migno, che è lo stesso vantaggio che Bulega aveva preso prima dell'ultimo cambio con Valentino Rossi per Andrea Migno. Valentino che è stato bravissimo a recuperare su Baldassari, ma poi Bulega è stato spietato su Migno. Ecco che Valentino si avvicina al punto del traguardo, praticamente i piloti stanno per iniziare l'ultimo giro. Intanto eccolo Bulega che inizia per l'ultima volta il giro del Rence su la curva del lago più giù verso il Fagiolo, transita dietro di lui Migno che tutto sommato ha contenuto bene il distacco, molto lontano per l'ultimo posto del podio, Paso e Petrucci. Valentino sta per finire la gara, purtroppo quest'anno mi sa che è difficile per voi, a meno che Bulega non sbagli proprio alla fine. Purtroppo mi hanno fatto secco il compagno di squadra, malamente tra l'altro alla prima curva. Però Balda e Bulega se la sono meritati. Comunque abbiamo fatto una bella gara, sia io che Migno. Sì, un grande Migno. Siamo contenti. E grande rimonta prima tua su Balda. Sì, è stata bella, mi sono divertito. E allora eccoli Nicolò Bulega e Andrea Migno che stanno per arrivare insieme. Bulega molto distacco su Migno, va all'assalto adesso Nicolò Bulega, vediamo quando spunta Andrea Migno. Eccolo qui Mauro Sanchini. Bulega sta per entrare nell'ovalone, grande Bulega Sanchio. Eccolo che arriva all'ovalone sud, l'ultima volta per Bulega che si concede un lungo traverso, pronto a festeggiare. Si lancerà sul rampino Bulega prima di arrivare sul curvone e poi potremo urlare il podio del Ranch. Arriva adesso anche Mattia Pasini, come dicevi prima tu, molto lontano, il suo errore con moto spenta praticamente gli è costato la vittoria, a lui e a Petrucci. Uscito dall'ovalone, si butta dentro nel curvone ed è l'ultima volta poco prima del traguardo per la coppia Bulega e Baldassari. Is the man, Nicolò Bulega e anche Lorenzo Baldassari, is the man. E arriva adesso anche Andrea Migno, una gara spalata ma che non basta per vincere, secondo podio consecutivo all'Endurance, secondo posto per Andrea Migno, e tra poco arriverà anche il Paso Mattia Pasini in terza posizione, podio anche per lui che ha abbandonato te Mauro Sanchini proprio all'ultimo prima di questa gara. Sì, comunque sale sul podio Pasini e Petrucci, e questi sono i primi 3, i 6 piloti più forti del Ranch di oggi.
Vediamo da lontano anche i piloti che si abbracciano, festeggiano giustamente per questa bellissima manifestazione, ricordiamolo, purtroppo accorciata per via di un incidente occorso alla prima partenza. Quarta posizione per il tanto Tranci Danelli, che non è però quarto, stiamo aspettando la coppia Cecco e Vesprini, anche per loro una bellissima gara. Ed ecco che transita in quarta posizione, subito ai piedi del podio, Cecchini. Ed ecco Albi che esulta per il passaggio del suo compagno Belli, ricordiamolo, entrambi fuori da tantissimi mesi, rientro qua a Renze, quindi veramente una gara molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. I migliori della coppia Open, mi sembra, Sanchio, loro due, Albi e Belli, che quindi vincono la gara della Open. Bravi, bravi, bravi anche loro. E chiude la sua corsa anche Alex De Angelis davanti ad Alex Rins. È stata molto divertente, molto appassionante, sempre brividi, guardate qua, gli Open!